E qua stora qui non da via stella, e allora di? Di Ugalo. E allora di? D'Ampara. Perché e allora di? Da Bienton. Allora giochiamo insieme. Salute a tutti, sono contento di ritrovarvi stasera a Paduga insieme ai Sabi Antoni. E tutte le sera, 6:30, non ta, via Stella, e mura Duga ancora una parte di un gruppo. E sarà stasera a squadra di Sveglio d'Isola, Vanessa Cahuzac, Christophe Ettore e Antoni Secondi. Salute! A buonasera! Buonasera! Come usciti un yogo, è un piacere di ritrovarvi stasera. Bon, Antoni, due parole non ta sul gruppo, eh? Un gruppo 17 anni fa che è nato, campazioni d'amicizia, campazioni di passioni, un percorso che cominciava a essere stallato, in cui bei scontri, bei momenti che ne abbiamo avuto la fortuna di campare, e una storia che continua. Quanti dischi però? Quattro dischi. Yeah. E ti la giuga stasera contro qualche musicante e cantatore. La squadra di gruppo domani, Nicola Carredo, Federico Bichet e Florian. Mille lire, salute! Salute, buonasera. Squadra d'amici. E amico di Portieccio. Di Portieccio, tutti e tre? A chi fate cantare? Abbiamo cominciato a cantare fa 12 anni, insieme. Canto un po' i ristoranti. Tutte le sere quasi, chi? Yeah. Tutte le sere, quattro... Iniziamo a 10 ore, fino a 5 mattine. Yeah. Ça va? Yeah, yeah. Che saluto! Ça y est. C'est le matin, là, pour vous. Hein? Voilà. Pour nous, on se lève à peine. È tempo di salutare Messa Pientona a me. Patrizia Catacega, salute! Salute! Buonasera! Tutte ste gente che canta non è stato paese, eh? Sarà possibile. E tanto meglio, eh? Tanto meglio, ma già la tenne, eh? Da dei giorni di sera a 5 ore di mattina. Chi salute? O violi, già la salute, eh? Un sol che un canta mica stasera so gay, chi, eh? Ah, ma voi, Laurent. Bon, j'y vais, eh? J'y vais. No, mi la giuga a Rafika. Allora. E tutti quelli che non sanno ancora, a Rafika ci vuole rispondere il più presto possibile e piglia 20 punti a ogni risposta. Prima domanda, ci vuole trovare una canterina iacina che si è fatta conoscere con una canzone, Moi Lolita. Antoni. Alizé. Hello, Elite. Ah, risposta una. Il specialista di Lolita, bravo. D'après sua leggenda, chi re... Averi inventato a scuola. Ma sparo un altro. Mi dà già bene, mi chiedate, ma sono più veloce che voi e basta. Non si comincia mica. Carlo Magno, no? Carlo Magno, Charlemagne, d'après sua leggenda, e c'è la risposta buona. A scuola se la si è sviluppata assai, da 1880, io la dico che Carlo Magno promuove assai a lettura. E Ugantu. Ecco. Biata Edo. Bon, qui a sapete forse. Eh? In che paese Tony Casalonga ha fatto la sua casa musicale? E infine. Manco il tempo di compiere la domanda. Antonio. Piano piano. In Pigna. Pigna, risposta buona. Di sicuro. Come questa qui, eh? In chi sport si misura uomo essendo peso piuma, peso alter, o ancora peso radio? A bozze. Je peux finir! A bozze. A bozze. Risposta a voi. Un nome di a stazione di ski... che si trova in una comune, tra l'altro, di Bastiglia. O sembra vero? Ese. Risposta una. Bon, però se mi sembra zero. Eh? Sì.
Le sans faute pour Sveloudis ou Anzimo a 100 punti, c'est in testa. Et mon radio gara a variabilia. E qua varia via, una domanda e tre risposte possibili. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. E mo la comincia anche voi. Quando era prigioniero nanta l'isola d'Elba, chi si faceva portare Napoleone ogni settimana da a Corsica? Allora, si faceva portare o vino Cabigorsino, o Viadello, o l'ostrige di Ustagno Idiana. Quand il était prisonnier sur l'île d'Elbe, Napoléon se faisait apporter toutes les semaines du vin corse du Cap, du Figatel ou des huîtres. Oui, encore ce matin. Là. Allez, oui, non. Mi rispondite oui. Et oui. Après, c'est que l'eau vieillit. Maintenant, non. Gérani l'ostrige di Ustagno Idiana. Gérani l'ostrige bagnoulette. Oh l'ostrige. Tu la figlia mi appena. En plus, vous avez insisté. Beh, allora, già fammi confianza. In più, tocca a noi. In più d'esse un nome di una chica americana, popolare e assai popolare, in che paese si trova un rugione chiamato Malabar? Un rugione Malabar si trova in India, in China o in Tanzania? India, China, Tanzania. Dio es. Capace es. Zanzibar e Malabar. Ah, ok. No, qui se divinisce gli stessi è una trappola. Quel delitto, le Malabar de Zanzibar. Prete fa una canzone in questa parte. Le Malabar de Zanzibar. Suona bene. Chi mi dite? Tanzania. India, China o Tanzania? Tanzania. Quantunque, eh. C'était l'Inde. India di un mezzogiorno, un girato di un mare e di un rugione, infine, che ci sono parete culture mistiade. Questo luogo è detto Malabar. Beh, avete preso 20 punti. 20 punti per noi. E voilà. Allez, provate di rispondere, va? Sì. Qual è scritto la canzone? Solenzara, interpretata da Regina e Bruno e tradotta in 60 lingue quantunque, tra Antonio Giosi, quello che l'ha scritta, Domenico Marfisi o Dantin Pasqualini. Antonio Giosi, Domenico Marfisi o Dantin Pasqualini. Domenico Marfisi. Domenico Marfisi. Risposta buona. Regina e Bruno, chi ha cantato, hanno ottenuto un successo tremendo, dove un mondo usano è stata tradotta in non so quante lingue. Mm. Azeberano Azabede Ganta, forse, e questa, yeah. No? Allora, lì, io così, cool. Io Quando penso al Solenzara, hanno lasciato quella. Una nostalgia amara con un sogno di chitarra. Ugo repare prima a Solenzara, occhi dolce e felicità. A Solenzara, più o meno si può stare. Bravo! E capita che i bagiano cantassi in a 5 ore di mattina, sentite qui oggi. Bravi. Perché che succede che mi piace questa missione, eh? Si impara la lingua, si impara la cultura, si sente cantare, si vede ballare, boh, c'est complet. Pas mieux ailleurs. L'ultima domanda di Avaria Via. Un nome di l'associo Purtivetiaccio, che organizza già il Caruledo Championship tra Assoggio a cappella, assoggio i baroni, assoggio i zinzali. I baroni. Okay. I baroni. I baroni, conosciuti i baroni. L'avete fatta questa corsa di Caruledo o no? Oh no. No? Risposta buona. I baroni.
I giovani portuguesi, Guy, francamente, facendo un lavoro magnifico e giusto appunto è conosciuto assai a questa corsa di Caruledo, ma facendo tante tante animazioni per la società di Natale, hanno fatto un baracco con un'animazione, tante gante, lideratura, eccetera. E penso che hanno avuto un luogo proprio dove l'hanno avuto stabilito e dunque... tutto l'anno prosegue sul lavoro che li facciano così bene. E viva i varoni! Ecco, è bella risposta. Bon, se ti sempre in testa, con 120 punti, ma va, ne siamo a 40, bravi! Ça c'est fait, ça c'est fait. Voglio salutare stasera, boh, so qualcuno di LAFPA, sono informazioni, hein? La formazione professionnelle per adulti, LAFPA, dove siete tu, on voudrait vous saluer, merci d'être là. E poi, guagi tutte le sere, accogliamo gli liceani, gli studenti, o puligiani, e stasera con noi c'è il collegio lì, per te, ti salute. Continuiamo a Yuga, è ora di attrappola. Attrappola, domande preparate dalle nostre squadre. Provate a far cascare l'altra squadra in una trappola. Se lì rispondono bene, pigliano 40 punti. E se si sbagli, quello che ha fatto la domanda, piglia 20 punti. E ora comincia anche domani. Cominciamo anche domani stasera. Pigliate due parole. En image. Une trappola en image. Allora... Figliore TV e mi dite cos'è sul luco. Pure ti riflette appena. O conoscite o no, eh? L'avete o no? Non si riesce a fare. Un luogo preciso o un luogo in dello si trova? In dello si trova? Capace di saporti vecchio. Capace di saporti vecchio. E... No, non è mica della, c'è a Miria o anche qui, dopo hanno fatto la Cinemateca qui e c'è un bastimento da sopra. No? Si assomiglia, no? Non è mica... Sono mica. Ci siamo qua, c'è? No, ci sbagliamo tutti. Se dici così ci sbagliamo tutti. Chi mi conosce, Antoni? No, non l'avete mica, no, è in Ajaccio. È in Ajaccio. È l'anziana Garziana Abatucci. Ah, no. Ora si trova qui il diamante 3, i bastimenti di diamante 3, eh? Giusto accanto a Brevetura. No, era mitzitè di quando... Perché la caserna qui era troppo mitzitè di quando... Distrutta in 1982, mi si pare. Ah, eh? Ah, no, non riconosciuto sul loco, eh? No. Ne erano ancora nati, già. Non l'hanno mica riconosciuto sul loco, avete preso 20 punti, bravi, allì. Bella trappola. Per TV, ciao. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Boh, a tempo sto gaiacino. Eh? Allora, ah oui, quand même. Ascoltate bene. Qual è il paese di Corsica Sultana, che conta a Nantoaso Comuna un piano di Baraci e un pezzo del piano di Utaravo? Un village... C'est bon, on répondra pas. Alors, l'émissione si chiama Sapientone, mica Sufientone. Dico qui, non dico nulla, eh? T'hai un'idea, dunque? Olmetto. Olmetto. Così? No, perché... Aggiunte su. Una sorta d'inspirazione. Risposta buona. Antes una voce in fondo è lo stesso di Ligi a Olmetto, Olmetto, Olmetto. Quella di Colomba. E sarte di nuovo a due piani che sono l'Urtulo e un bello pezzo di Urizzanese. Eh? Yeah. Di staffare, eh? Ma intanto che paese Olmetto uso la due piani non uso comune e Sartese è una città, sarà solo la città. D'accordo, abbiamo imparato qualcosa, bravo. Eh? Allora, bon, t'hai sempre 108 punti, quantunque, eh? Siete in testa, ma
ricollani. Tete avanti, 100 punti, bravi. Sina, vini. Non è mica finita. Allè, giochiamo a usciapa capo. E un sciapacapo di stasera, cerchiamo un personaggio che è conosciuto. Temo 5 indizi per trovarlo. Il primo indizio per trovare il personaggio, corso ancora Patrizia. Allora, come tanti corsi, Babbo lavorava in Egulunie e è nato a Marocco e si è ingrandato in provincia. Ma, in Provenza, mica in provincia. Ma ha sempre tenuto un occhio in Gorsica e soprattutto la giusa più da ascolta. Un'idea, Antoni. Non sarebbe mica il famoso Guilici che ha fatto l'arregistramento? No. No. Le fond Guilici. Era una buona idea, un'idea. Ma lui aveva l'occhio e la reccia. Ascoltate il secondo indizio per 50 punti. In un mistero, giusto appunto, ci vuole sapere tutto, non tu a tutti, e se la si può, non so a tutti. Non sono mica giornalista, ma conosco una mansa d'affari che li voleria non sapere. I giornalisti. Ci vuole sapere tutto, non a tutti, e se la si può, non so a tutti. Ma non sono mica un giornalista. Ma i giornalisti voleria non sapere ciò cosa io. Di sicuro. Ma non costa nulla di propongo. No, non costa nulla. Paolo Silvani. Paolo Silvani. No. No. Era giornalista. Ma era giornalista, era giornalista Paolo Silvani. Non ti dici, Patrizia. Allì, omu immaginedia incapellato, cuspettietti e mantelli e mantello scuri. O andate, ci vemo rimarcare assai di meno con un costume. Da Gorsiga agli islamisti radicali meno mi si vede, più non pargo. Dunque, da Gorsiga all'islamismo radicale, meno mi si vede e più non pargo. Dillo tu. Ma propone. Sei sicuro? Un anziano spia, Squarcini. Questo è una spia. Speciali di domani servizi, Squarcini, no? E Gelu. Ah, bravo. Bravo. Dunque, Squarcini, dunque, è nato in 56 a Marocco, l'abbiamo detto, l'uomo era già poliziero, dunque lui aveva i suoi studi di diritto e poi dopo è diventato poliziero, come l'uomo. Non su, giusto appunto, dentro ai insegnamenti generali, da lavorare in Corsica o Paese Vasco, ma di soprattutto a sua conoscenza di erede islamista e radicale che la permette di cullà in della gerarchia e di avere il posto di direttore di servizi di insegnamenti interni. Di un amigone di Sarkozy. E quando è l'Uberte, dunque. Siamo qui quando è direttore in 2008 e quando l'Uberte fonda un gabinetto di consiglio in sicurezza che la da chiama Kirnos. Ecco, potete sciacquamare questa bella squadra di domani e i nostri sapientoni di stasera sono Sveglio di Isola, 180 punti, bravi! Allez, regali per tutto il mondo! I nostri vincitori hanno da poter leggere belli libri grazie a Le Journal de la Corse, fa belli regali con la sua carta privilegio l'invitation e profumarsi con la creazione Parfum d'Empire. L'altri sanno da l'ICA con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, basterà per stasera. Voglio ringraziare il pubblico di stasera. Le due belle squadre ben intese. A me Sapientone, a me Patrizia Gatacega. Grazie a tutti. Buonasera. Volete giocare con noi? Andate nanta o sapientoni.tv o nanta pagina Facebook. Da qui una stondetta l'informazione, nanta via Stella. Ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!